Se sei vittima di un caso di malasanità, hai 10 anni di tempo per reclamare quello che ti spetta. Con obiettivo risarcimento, puoi far sentire la tua voce. Chiamaci. Quando questo spot appare in TV, è il febbraio del 2014, i medici italiani insorgono. È il primo atto della versione nostrana dello scontro tra medici e avvocati che oltreoceano si combatte da anni. La risposta dei sanitari arriva attraverso l'AMAMI, l'associazione dei dottori accusati di malpractice. Il mezzo è lo stesso, uno spot televisivo. Un medico che ha paura di prendere una decisione farà male il suo lavoro. La prossima volta che sentite questi avvoltoi, pensateci, perché quello che vogliono non è la vostra salute. Secondo l'ANIA, tra il 1994 e il 2013, le denunce contro i medici accusati di aver sbagliato si sono quadruplicate, passando da 3.200 a oltre 12.000. Così, spesso proprio per difendersi da possibili grane, i dottori prescrivono TAC, radiografie, analisi, una valanga di esami, la cosiddetta medicina difensiva, che costa allo Stato fino a 13 miliardi di euro l'anno, il triplo dell'IMU sulla prima casa. Un abuso? Un eccesso? Forse sì, considerando che l'Italia è il paese europeo in cui si esegue il maggior numero di esami a carico del Servizio Sanitario Nazionale. Forse no, considerando che, come racconta l'ex ministro della Sanità Veronesi, molti medici vivono nel terrore di essere trascinati in tribunale. Insomma, prosegue l'oncologo, in sala operatoria il codice penale ha preso il posto del giuramento di Ippocrate. Le migliaia di azioni civili e penali intentate ogni anno contro i medici, dice un documento del Collegio Italiano dei Chirurghi, si concludono con il 98% di proscioglimenti in sede penale e l'80% di assoluzioni in sede civile. Ora sembra che il governo voglia intervenire. Accanto al decreto Lorenzin, che scoraggia gli esami facili, contro il quale i medici sono pronti allo sciopero, potrebbe presto arrivare un provvedimento che scoraggi le cause facili.